about the roots of international terrorism, now on BBC Two. In the first of three programmes, Time Watch traces the often brutal work and political influence of the Gladio network of secret agents. Un beau jour, un soir, cette personne est venue chez moi et m'a demandé si je voulais me charger de missions confidentielles. Il a expliqué que c'était quelque chose qui était dans le cadre de l'OTAN, mais sans beaucoup plus d'explications, parce que à ce moment-là, j'étais toujours susceptible de refuser, donc il ne s'indiquait pas de donner trop de détails, puisque toute cette organisation était absolument secrète. C'était une des organisations les plus secrètes qui n'ait jamais existé. Nous avions une radio à notre disposition et la base était effectivement située dans les environs de Londres et une deuxième base se trouvait du côté de Boston. Ho fatto esercitazioni con reparti speciali americani, inglesi, francesi e belgi. Normalmente le esercitazioni consistevano nel lancio di questi specialisti da aerei che venivano direttamente dalla Francia o dal Belgio, dall'Inghilterra, venivano paracadutati e c'erano i nostri, cioè quelli che avevamo addestrati, che gli facevano le dovute segnalazioni a terra. E poi li guidavano nelle case sicure. Gladio, così come è stata definita, individuata, descritta oggi, è una componente di quelle che io ho sempre chiamato strutture parallele. C'è un esercito invisibile, non predisposto per una battaglia, una guerra esterna, contro un ipotetico invasore, ma addestrato ad operare all'interno contro quello che in tutti gli ambienti militari è stato sempre definito una quinta colonna dell'Unione Sovietica, il Partito Comunista e le forze di estrema sinistra ad esso collegato. For 40 years, secret terrorist organizations, many trained by Western intelligence agencies, have manipulated the political control of European sovereign states by a campaign of terror and murder. Originally part of a secret network, these groups changed from being defenders of state security into attackers of the established political order. Until 2 years ago, that secret network was generally known by the single word, Gladio. On November the 9th, 1990, the Prime Minister of Italy, Giulio Andreotti, revealed to his own parliament and the world the existence of a top-secret European-wide network of secret agents. It was called Gladio. This network of stay-behind groups was intended to fight a Soviet invasion of Western Europe. Andreotti's announcement led to an immediate reaction in the capitals of Europe. The suspicion was that some parts of the Gladio structures were involved in internal subversion. Nous avons été saisis de la question du stay-behind belge, qu'on a appelé la question Gladio, par le scandale qui a été déclenché en Italie par la révélation de l'existence en Italie d'un réseau stay-behind. Et notre ministre de la Défense nationale a été interpellé par son collègue italien
qui voulait savoir quelles avaient été les décisions prises lors de la dernière réunion des stay behind européens. C'était un soir de novembre 1990, quand un délégué des autorités italiennes est venu me demander si je savais ce qu'était Gladio. À vrai dire, je n'en savais rien, sauf que ce jour-là, dans un journal italien, sur le trajet entre le Caire et Bruxelles, je venais de voir qu'il y avait un scandale en Italie, appelé Gladio. Le ministre a fait savoir, que cette chose étonnante, qu'il n'était pas au courant de l'existence au sein de l'armée et au sein de la sûreté de l'État d'un réseau Stebiaid. Gladio è stata sempre protetta. L'esempio più illustre, quando Moro fu chiamato, Moro, che poi era Moro, che fu chiamato a testimoniare il processo di Catanzaro, e gli domandarono se lui aveva conoscenza di una struttura segreta, parallela, dentro i servizi, e Moro domandò ai servizi che tipo di risposta doveva dare, i servizi gli dissero che non esisteva niente, e Moro disse, sono informato che non esiste niente. Une partie des autorités suisses a toujours su que cette structure existait. Il y avait des parlementaires qui étaient dans un conseil secret qui faisait de sorte de contrôle, mais un contrôle qui ne pouvait pas être effectif parce que nous avons trouvé que ces parlementaires ne savaient pratiquement rien. Queste strutture parallele hanno impiegato elementi dell'estrema destra per un motivo molto semplice. È una grossa una battaglia anticomunista. Nel 1945 non è finita la seconda guerra mondiale ed è iniziata la terza guerra mondiale. The autumn of 1944. Benito Mussolini would be dead in 6 months. Adolf Hitler in less than a year. La Repubblica Sociale Italiana è il simbolo della nostra fede assoluta. As the Allied armies advanced on the capitals of Axis-occupied Europe, the other war, the secret war of agents and partisan groups that had always been part of the bigger war, was to reach its own climax. Alla mattina, appena alzata, bella ciao, ciao, ciao alla mattina, appena alzata, in risaia mi tocca andare, e fra gli insetti e le zanzare, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e fra gli insetti e le zanzare, un duro lavoro mi tocca fare. As the Germans withdrew, they left secret agents in the countries they had occupied. The secret services call such groups stay-behinds. For the retreating Germans, they were the staunchest believers. They were selected from the SS and the fascist Black Legions. They were to become the foot soldiers of the next war about to begin, the Cold War. Le Palais des Sports de Bruxelles a été le théâtre d'une manifestation monstre consacrée au thème Réunion de tous les peuples européens dans la lutte contre le bolchevisme. Nous avions vu là-bas, dans les plaines de Russie, les Italiens et les Croates, les Hongrois, les Norvégiens, les Danois, les Hollandais, nos frères flamands. Nous nous retrouvions tous là-bas, 100 ans déjà, cette force énorme qui se soulevait de toutes parts. Quoi ? Parce qu'eux aussi ont eu cette illumination de la vérité. Allons avec foi au combat.
Ahead of the advancing Allies, always with the first troops, was the OSS, Office of Strategic Services. And that part of the OSS charged with locating enemy stay-behinds had been given the designation X-2. I came in and sent by General Donovan and got in touch with the heads of the Committee of National, the military junta of the Committee of National Rule, which is the joint partisan groups. Andy Birding was the first X-2 guy who came into Rome. And he'd been an old AP correspondent, and I thought I could trust him, that he was a good guy. And so we turned over to him everything we had on the German stay-behinds. Then Jim Angleton appeared in August. He began recruiting fascists because he figured that the best way to control the communists was to hire fascists. One of the most tough ones was Prince Valerio Borghese, who ran what was known as the 10th Flotilla. These are the guys that would execute partisans and hang them from lampposts all over Italy. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 oh, mamma mia. Oh, che tormento, io ti invoco ogni domani. Angleton made a deal with Borghese and then rushed up to save this commander from the partisans who would have lynched him any time, because he had lynched thousands of partisans. Il principe Junior Valerio Borghese. Quindi era un uomo di un personaggio che ci porta diritti nel cuore dei servizi segreti americani. Lui venne salvato da Angleton, venne protetto da Angleton nel 1945, quando si è reso a Milano, alla fine della Seconda Guerra Mondiale qui in Italia. La decima MAS, quindi Valerio Borghese, la decima MAS era la formazione che lui comandava, sottoscrisse l'impegno scritto di prendere le armi con gli alleati nel caso di conflitto con l'Unione Sovietica. Licio Gelli, later to head the secret P2 Masonic Lodge, had been a liaison officer attached to the SS. He had his own encounter with X-2 agents. Quando sono arrivati ci hanno fatto prigioniero un gruppo di canadesi che poi si hanno portato giù e quindi erano della OSS, siamo stati. Io sono stato lì da loro, trattato bene, mi hanno tenuto una settimana d'un appartamento a Pistoia portandomi una risma di carta e mi disse appunto l'ufficiale che dovevo scrivere tutta la mia vita dal momento della comunione alla oggi, quello che avevo fatto. Dopo un'altra settimana vennero a chiedermi se volevo essere paracadutato al nord. Era un colonnello americano, al quale gli risposi di no, che non desideravo essere paracadutato perché io avevo già terminato il mio compito. To show what a cynical game it is, this young policeman, Federico Umberto D'Amato, the night that the Allies came in to Rome, rounded up all the German stay-behinds, whose addresses he had, put them in jail, turned them over to the Americans, and they were disposed of. The German stay-behinds were turned over to Italian authorities and sentenced by Italian military courts. A un certo momento io facevo servizio all'albergo Excelsior dove c'era il generale Meltzer, che era il capo delle forze armate tedesche a Roma, e lì c'era anche questa centrale dell'Abwehrluft. E un giorno riuscì a introdurmi in una di queste stanze e con un certo rischio, devo dire, mi impossessai di queste liste. E quando andarono via i tedeschi, io pensai che non avrei trovato nessuna di queste persone, invece c'erano tutti, perché era un'operazione di lasciare le persone sul posto mano a mano che si ritiravano, per cui non avevano bisogno di farli passare le linee. Qualche cosa come che si è detto, e come lei saprà come me, meglio di me, a proposito dell'operazione Gladio. E quando gli americani vennero qui e li cercarono,
e ritrovarono che erano già arrestati. E da allora poi ebbe inizio questa collaborazione, sempre d'accordo con il mio governo e riferendo sempre alle mie autorità nazionali. From that day of his joining Jim Angleton, or the X2 part of OSS, he ran the secret police for the next 40 years. Molti funzionari di polizia erano stati costretti ad andare al nord al seguito di Mussolini e si trovavano in una triste condizione in quel momento. Siccome mio padre era funzionario di polizia, riconosceva tutti, e fu deciso dall'OSS X2 di paracadutarmi, a me che non ero mai visto un paracadute in vita mia, di paracadutarmi nella zona di Salò, dove per fortuna riuscii ad arrivare e dove contattai i principali funzionari della Repubblica di Salò, che aderirono naturalmente a collaborare e che sono stati poi alcuni fra i più importanti dirigenti dello Stato italiano, del Ministero dell'Interno nell'immediato dopoguerra. Gladio was a joint brainchild, but its most intense architect was Angleton. And Angleton, as most people know, was a sort of a professional paranoiac. One of his favorite sayings used to be that even paranoiacs have enemies. And Angleton was a fellow who felt that you couldn't trust anybody, particularly not any foreign country. Perché più passa il tempo, più si va avanti negli studi sulla questo sia per della Seconda Guerra Mondiale e sia soprattutto il periodo successivo della Guerra Fredda, più si vedrà che Angleton è stato un personaggio straordinario, intendiamoci, straordinario sotto tutti i punti di vista, anche, se mi permetti di dire, un po' nella follia, perché, come diceva Erasmo da Rotterdam, ci vuole un pizzico di follia in tutte le cose. E quando si arruolava all'OSS, che era il servizio da cui è nato la CIA dopo, c'era un cartello con scritto: per entrare a far parte dell'OSS non è necessario essere pazzi, ma è molto utile. E credo che l'avesse proprio fatto scrivere Angleton. We sort of anticipated another world war, and a world war that would be characterized by an occupation of Western Europe by Soviet forces. And therefore we were preparing to set up the base for a resistance movement which could exist during the war. The Soviet Union was viewed as our primary antagonist, our enemy, and I think that was true. The Stalinist period was a really vicious period in the Soviet Union, and we thought in the late 40s and early 50s that Stalin might invade Western Europe. It was the plan that I knew about, that the people who had a logical reason for being in a given area where we felt it was essential to have stay-behinds, and whose activities could continue even after an attack by the Warsaw Pact, he would be given additional training. He would know the location of some of the arms and communications caches, and that he would be able, as a result of his training, to recruit additional personnel to augment his network, and that it would include not only just communications, but it would include ability to use explosives. The stay-behind effort, in my view, was simply to be sure that if the worst came to worst, if a Communist Party came into power, that there would be some agents there who would tip us off and tell us what was happening and be around to provide the information even after the coup might occur. With the emergence of NATO in Western Europe,
in specific response to the communist takeover in Czechoslovakia in 1948 and the Berlin blockade. Directives were issued to establish Europe-wide stay-behind organizations along the lines which existed in the final years of World War II in Western Europe. There was an amendment to the NATO protocol, and that amendment was absolutely necessary. You didn't get in the door unless you signed. And what was in that amendment was the agreement of the government not to prosecute right-wing activists, right-wing activities, anti-communist activists in their own countries. It's not unlikely that some right-wing groups were recruited and made to be stay-behinds because they would indeed have tipped us off if a war were going to begin. So using right-wingers, if you use them not politically but for intelligence purposes, is okay. In 1948, I was a special agent with CIC, that's our counterintelligence corps in occupied Germany. I was stationed in Augsburg, and as such, since I spoke fluent German, I was assigned to handle a network of German informants. Among them was Klaus Barbie. And Klaus Barbie was later on, I discovered that he was wanted for murder by the French, and that I reported this to my superiors, and they told me to keep nice and quiet. He's still valuable. When he's no longer valuable, we'll turn him over to the French. I thought that I was going to get a promotion when I told them about Barbie, and they told me to keep quiet. Colonel Gunther Bernau was an agent, an informant, working for the military intelligence in Stuttgart. We had provided him a home, a safe house in Ludwigsburg, and there I met him three times a week, and he brought us information about communists, and whatever we wanted to hear, he told us. He was certainly a very strong Nazi. I sat in his office one day and opened his album of pictures from the war, and in the middle of the album it showed a nice picture of Adolf Hitler. Several other high-ranking SS officers who came to visit him in his safe house that we had provided, and he told me that if for any reason he needs help, by one telephone call he could contact 200 former SS leaders from Hamburg to Munich. I remember him taking me to one particular spot, which we uncovered and dug it out, and there were rifles, small arms, grenades, all nicely wrapped in cosmoline, and he said, we have thousands of these all over the country. And that sort of made me a little suspicious, and I reported this, and they said, well, we know this. They're all working for us in case the communists come across the Iron Curtain. A former general, SS general, Paul Hauser, was a frequent visitor at Bernau's house, and they worked together hand in glove about certain programs which we didn't know anything about, and I wasn't even asked to find out more about it. Somebody above me must have been running this network already at that time. The man in Adenauer's office, who also had, I guess, his fullest confidence, who oversaw Gladiort in its earliest stages, was a fellow named Dr. Glopke, who was an ex-Nazi, who Adenauer had brought into the government the way he brought a lot of ex-Nazis into the government, because I guess his position was that these were the only people who really had any administrative experience, and so they were, I guess, denazified, if you want to call it that. They were cleaned up a little bit like today Nazi, tomorrow Democrat, like changing undershirts. What we were doing is either with the government secretly or independently on our own looking for people who might
perform this function in some country where you didn't have that connection with the government or whatever, or maybe you did as a supplement. But maybe one or two extra people that would have this training would stay there during a Soviet occupation and be the base that you could then talk about recruiting other people to join. There was documentary material when Colby was station chief in Stockholm that he had been in touch with former Swedish volunteers in the Nordic legions of the SS, the Waffen-SS, and people who later came to be known, I guess, as Sveaborg, that he was recruiting these people. The first scandal connected to the stay-behind groups broke in 1952 with the discovery of assassination teams linked to the Bundesdeutsche Jugend. In all those countries, some elements of the social democratic or socialist parties aligned themselves with the communists into so-called national unity parties or socialist unity parties. The presumption was that should the Soviet army make a move toward the West, they would try to build some kind of a German puppet government in the German territory which they would occupy. The Bund Deutsche Jugend was a right-wing political organization loosely affiliated with one of the political parties in the state of Hesse in Germany. And it was deemed that these people have the motivation and the willingness to serve as part of the underground should the Soviet army indeed overrun all or part of West Germany. Now, as part of these preparations against that day, somebody's enthusiasm ran away with his judgment, and they drew up a list of German politicians, including many prominent social democrats, who they thought might be the kind of people that the Soviet army would look for in trying to organize a puppet government. When the story broke, there was a considerable flap, and it was deemed desirable that General Truscott should personally explain to the people involved what had happened. And we explained the situation, first to Chancellor Konrad Adenauer of Germany, then we explained it to General Matthew Ridgway, who was then the commander-in-chief of NATO, and finally, and most importantly, we explained it to Prime Minister George Sinn of Hesse, who himself was on that list. And Truscott explained to the Hessian Prime Minister that this was an unauthorized activity, to be sure only a paper exercise, but of which he was unaware, and it certainly shouldn't be interpreted as in any way casting aspersions on our confidence in Prime Minister Sinn. From the beginning, Gladio was really divided into two spheres of influence, British and American, because the original agreement between Sir Stuart Menzies and the ex-OSS people, Wisner and those, had foreseen that the British would retain their sphere of influence in the countries that were traditionally British, such as the Netherlands, Belgium, Portugal, Spain, and the United States had very little to do with those. We'd see, or rather I would see, documents having to do with that, but if anything needed to be done, I would have to contact somebody who had that responsibility in DI6. Après la guerre, le ministre, le chef de l'intelligence service, Menzies, Monsieur Menzies a pris contact avec le ministre des Affaires étrangères de Belgique, Monsieur Spaak, très connu, Monsieur Paul-Henri Spaak, et ils se sont entendus sur le principe de créer un réseau stébien de Belges en période de paix, afin justement de ne pas connaître tous les inconvénients et tous les dangers qui avaient été liés à la constitution de stébien pendant la guerre. La relation
peut-être privilégiée au départ entre les services de renseignement britanniques et le service de renseignement belge, trouve son origine naturelle dans les contacts qui ont eu lieu entre M. Spaak à l'époque et le patron du service de renseignement britannique. Et dans cette réunion, ce tripartite meeting avec les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Belgique. Cominciò dal 51, americani, inglesi e francesi per primi, cominciarono a preoccuparsi di che cosa sarebbe potuto accadere se l'Europa fosse stata invasa. E si mossero in base all'esperienza fatta da due grandi organizzazioni che avevano concorso a organizzare e a sostenere la resistenza in Europa contro il nazismo: lo Special Operation Executive britannico e l'Office for Strategic Service americano. Ces réseaux ont été constitués à l'intérieur de services secrets. Enfin, ce qu'on appelle les services secrets, c'est-à-dire du service des renseignements militaires et de la sûreté de l'État. C'è una grossa discussione sulla legittimità di Gladio, perché per la nostra Costituzione Gladio doveva quantomeno essere dichiarata nelle linee generali al Parlamento. Questo problema. Il fatto vero è che, ammesso anche che ci fosse la necessità di avere una struttura segreta o riservata, e nei trattati internazionali spesso ci sono delle clausole segrete, però la linea di difesa di questo segreto deve andare da un Presidente del Consiglio che esce al Presidente del Consiglio che entra. Il Presidente degli Stati Uniti eletto passa due mesi a essere informato di quello che esiste. Quindi se il primo Presidente del Consiglio che ha autorizzato Gladio doveva dare questa informazione ai suoi successori, e quindi doveva essere questo. Noi invece abbiamo trovato che, avendoli interrogati quelli che sono rimasti vivi, che una parte sono stati informati in un certo modo, molto sommario, come vi dirò, altri non sono stati informati affatto. Il senatore Fanfani, che è stato presidente del Consiglio sei volte, ministro degli interni alcune volte, segretario della Democrazia Cristiana e segretario molto forte, non è stato mai informato su sue testimonianze, sul fatto che non esistono, non è stato mai informato. Altri non sono stati informati. Only those people who were friendly to American aims and policies were made aware of this. Any political leader who was inimical or was untrustworthy knew nothing. Stebian Netz non faceva parte della NATO, cioè dell'organizzazione militare integrata. Era istituita all'interno dell'Alleanza Atlantica. Tant'è vero che la Francia continuò a farne parte anche dopo essere uscita dalla NATO. Within NATO itself, there was no coordinating responsibility for Gladio. However, superimposed over NATO, there was a coordinating office in something called ITAC, which was nominally in the Defense Department, Intelligence Tactical Assessment Center, in which there were, among other things, a NATO desk. That NATO desk was owned by the agency. Although it was nominally with the Defense Intelligence Agency, it was staffed traditionally by the CIA. Secret Service documents from several member countries reveal Gladio to be a European-wide organization, including Denmark, Norway, Holland, Spain, Turkey, and Greece. All Gladio's secret information is coordinated in Brussels through the CPC, Clandestine Planning Committee, which meets periodically, with the chairmanship being handed from one country's secret service to the next. The entire organization is handled outside of NATO.
Gladio è cominciata in Italia nel 1951, quando il generale che comandava il SIFAR di allora, il generale Broccoli, scrisse al capo di Stato Maggiore generale dicendo: devo mandare 6 ufficiali a un corso dell'intelligence service in Inghilterra. Sì, ho semplicemente assistito a delle dimostrazioni addestrative, didattiche, dello staff dello Stay Behind inglese, cioè come loro addestravano i loro uomini nel campo soprattutto degli esplosivi e delle armi. E circa la presenza di ufficiali, ero con un altro ufficiale italiano, e ufficiali inglesi erano quelli che ci accompagnavano, e non so neanche però se fossero ufficiali delle forze armate inglesi, forse erano dell'intelligence. In Inghilterra una settimana a Poole per lavorare, per vedere un po', mi avevano invitato gli inglesi, i reparti speciali inglesi. Sono stato una settimana, ho fatto un po' addestramento con loro, ho fatto anche un lancio col paracadute nella manica, ho fatto un'esercitazione con loro lì e mi sono trovato molto bene. Poi sono stato a Erfurt per pianificare un'esercitazione con gli SAS inglesi. E io ebbi così delle confidenze da parte dei miei colleghi e amici inglesi che a quella base affluivano anche rappresentanti di altri corpi palesi, speciali, inglesi, tra cui lo Special Branch, che è un corpo palese, che mi pare di ricordare bene sia stato creato proprio per la lotta contro l'IRA. Le financement au départ a été pour partie assuré par les Anglais et les Américains. Nous avons pu constater que le Stabian belge avait reçu des pièces d'or, notamment des pièces d'or, qui devaient servir de viatique pour les agents qui auraient dû, ou les instructeurs qui auraient dû opérer en temps de guerre. There's a 140-man force, special forces. Basically, logistics, training, supply, planning. No active taking part, because that would have destroyed the doctrine of deniability. So it was always, we'll help you, we'll teach you how to do something, but you guys have to do it yourselves, and we're not even going to tell you what to do, but we assume that you know. I was once in charge of Low Country affairs, and I know how the Dutch and the Belgians and the Luxembourgeois felt about Stay Behind, and how very carefully they handled it, and how extremely secret it was. I know when I was chief in the Low Countries, the chief of service didn't want to discuss it in his office. We'd walk in the park and talk about burials that were being put down, communication equipment, or whether or not the latest equipment they had, and so forth. En septembre 45, je suis rappelé par mon chef, donc, et à ce moment-là, il m'envoie chez le ministre de l'Intérieur belge, monsieur Albert de Bleskauer, et Albert de Bleskauer, donc, me dit, j'ai besoin de vous, et il me dit, il faudrait aller voir mon collègue italien, Mario Scelba. Et je suis parti à Rome, et Mario Scelba m'a expliqué ce que je ne savais pas du tout. Nous avons constitué un réseau, c'était bien, le GLAIF, Gladio, et il a fait des exercices d'alerte pour moi, un peu dans toute l'Italie, pour montrer qu'en 6 minutes, il pouvait être partout avec des forces d'intervention. Le problème italien n'est pas comparé à aucun autre, parce que pour eux, le danger principal numéro un, c'était pas l'armée soviétique, c'était le danger intérieur du communisme italien qui avait, je crois, 40% des voix aux élections précédentes. Et c'était ça que Scelba avait fait. Et c'est pour ça que lui avait des dépôts d'armes et des équipes d'intervention. There were people inside the American government, George Kennan most notably, who were arguing that the chance of the Communist Party winning the 1948 elections was so great that the United States should use military force to stop the elections, not hold the elections at all, just
cancel the elections, send the army in, and say to the communists, we're not going to risk elections because there's a chance of you winning. Well, this was laughed out of school by the president and the secretary of state and all other responsible government officials. I mean, none of that was ever put into effect. And the United States said, okay, well, we'll run the elections and we'll compete in the elections. General Marshall and James Forrestal and Allen Dulles all realized that in 1948 it was an absolutely critical moment, and that the United States didn't have, they had an intelligence service which was quite new and young. It could collect intelligence, it could have counterintelligence, it could do everything, but it could not carry out a covert operation. There was no charter for it. And so that was remedied quite rapidly in 1947-48. La Glandio fu costituita nel 1948 e ne, credo era operativa già alla fine dell'anno. Era stata composta con una grossa metodicità di scelta di persone, che molte persone provenivano dalle file dei legionari della guerra di Spagna e molte venivano anche dalle file della Repubblica fascista di Salò, gente che sapeva maneggiare molto bene le armi, squadre di 9 persone di cui c'erano 2 capi per ogni squadra, perché conosceva, alcune dovevano conoscere dove c'erano i depositi di armi, i depositi di viveri e anche qualche deposito dove c'erano dei denari. Nel 1948 parlo della mia esperienza di giovane appartenente ai gruppi giovanili della Democrazia Cristiana nella mia provincia. Io avevo 20 anni, non ero nessuno. Che noi, un gruppo di noi, si organizzò nella capitale della provincia e in altri centri vicinori, e che fummo armati di fucili mitragliatori, io personalmente avevo uno Sten, e che ci furono fornite bombe a mano dai locali comandi dei carabinieri, per l'eventualità che il Partito Comunista non accettasse il responso elettorale e che tentasse un colpo di Stato, così come era avvenuto in paesi come l'Ungheria, la Cecoslovacchia, la Polonia, la Bulgaria. There was no need for Gladio to be activated in Italy in 1948. The CIA's first major covert operation succeeded without it. Large sums of money to political parties helped the Christian Democrats defeat Palmiro Togliatti and the communists. Earlier there had been an attempt on Togliatti's life. It's never been discovered who was behind this, but the Italian press declared that it was the work of a madman. On a dit que c'est le CIA qui a créé Gladio. C'est impossible puisque CIA a été créé en septembre 49 ou septembre 49. Or Gladio existait en Italie, en France, en Suisse, en Belgique, en tout cas, et probablement, oui, en Espagne, avant septembre 49, donc avant la création de la CIA. Mais, comme ils le font souvent, les Américains sont montés dans le train en marche. After the war, a rather powerful communist party arose, having, I think, 21 members of parliament, which was unique in Belgium, it never happened before. And given the international context of communism, right-wing people were of course afraid of what they called communist danger in Belgium. Julien Lao was honorary president of the Belgian Communist Party, which doesn't mean he was the most powerful man in the party, but he was a symbol for workers' action. He was arrested by the Germans and liberated in 45, and at that moment was appointed honorary president. He was also the man who, at the beginning of August 1950, when Prince Baudouin, who is now King of the Belgians, took his oath, Lao was the man who cried in the parliament, Vive la République. King Leopold had been deported to Germany, then to Switzerland after the war, and center-right and right-wing were agitating to bring him back on the throne. The left wing was opposed to the return of the king, so the right wingers were for the return of the king. And some of these groups established in 1948 its first contact within the American embassy with an officer called Parker, who insisted on not only the Leopoldist agitation, he insisted on the formation of stay-behind groups to assure anti-communist resistance.
Julien Lahaut was murdered in 1950. The man who killed Lahaut came out of a right-wing resistance group which was called the Secret Army, l'Armée Secrète. And very soon after the war, he was engaged in anti-communist intelligence and action work. And the action work was done, among other people, with Mr. André Moyen. Ça s'est passé donc ça en août 49. Et trois mois plus tard, un gars que j'avais connu pendant la guerre, mais qui n'était pas de mon service, est venu me trouver et il m'a dit, il faut que je vous demande conseil. Je vous considère comme un ancien, comme c'est bon. Et il m'a raconté, c'est moi qui ai tué Lahaut. Mais je dis, t'es fou. Lahaut n'est plus rien dans le parti, c'est une potiche. L'auteur m'a raconté, c'est moi qui ai tué Lahaut. Et il m'a donné des détails que seulement lui pouvait connaître. Avec qui il avait été, quelle arme il avait employé, quelle voiture, tout. The role of Gladio within the Italian Red Brigades next week at 8:10 were terrorist atrocities against civilians orchestrated by the state. Military and civilian organization, the Gladio, believed to be responsible for the deaths of so many innocent victims. Had gone on holiday with her boyfriend, and 5 days into their holiday on the 2nd of August, they were killed in the Bologna train bombing explosion. And they managed to identify Catherine's body later on Monday, but she was horribly disfigured. They only recognized her by Miss Southridge's blouse. In 1980, a bomb exploded at Bologna railway station, which killed 86 people. 6 years later, an official report revealed the existence of an invisible government in Italy, run by the state secret services and groups of political terrorists. It also identified a secret military and civilian organization under which neo-fascist groups were allowed to commit atrocities against civilians for political motives.
Inizialmente nel mandato che il Parlamento ci aveva dato, noi dovevamo occuparci delle stragi irrisolte in Italia, a cominciare dalla grossa, la prima grossa piazza Fontana, giù scendendo gli attentati ai treni, Brescia, e poi si arriva alla strage della stazione di Bologna, stragi di minori come numero di morti, tipo quella di Peteano. Peteano è stato un atto di guerra, motivato da una ragione molto semplice. I corpi di polizia, i servizi di sicurezza e le forze politiche che usufruiscono dei servizi e di queste forze di polizia hanno strumentalizzato il fascismo italiano. Lo hanno strumentalizzato fin dai primordi, fin dal 1945-46. Petiano nasce come un atto di rivolta, come un segnale di rivolta contro questa strumentalizzazione, colpendo l'arma più rappresentativa dello Stato. On May the 31st, 1972, the carabinieri in Petiano received a phone call. Senta, vorrei dirle che grave una macchina che ha due buchi sul parabrezza, no? Fra la strada di Pozzo Terraformata a Savogna. Three policemen were lured to a car primed to explode. All three were to die. Da destra non si poteva e non si doveva attaccare lo Stato e chi lo Stato rappresentava. Bisognava attaccare i civili, quello che è il popolo, le donne, i bambini, le persone innocenti e strane ad ogni gioco politico. Per una ragione semplice, perché bisognava obbligare questa gente, l'opinione pubblica italiana, a rivolgersi allo Stato, a rivolgersi al regime per chiedere maggiore sicurezza. Il ruolo della destra d'Italia è stato proprio questo. Si è messo a servizio di apparati di Stato che hanno alimentato una strategia che giustamente è stata definita della tensione, in quanto bisognava portare la gente ad accettare in qualsiasi momento, nell'arco di un trentennio, dal 1960 al 1985-86, la possibilità di uno stato d'emergenza. Quindi la gente avrebbe barattato molto volentieri parte della sua libertà con una sicurezza, con la sicurezza di poter camminare sulle strade, viaggiare sui treni, salire sugli aerei, entrare in banca. Questa è la logica politica che sta dietro tutte le stragi, che rimangono impunite proprio perché lo Stato non può condannare se stesso o proclamare se stesso colpevole di quello che ha fatto. I magistrati avevano notato in tutte una interferenza, più o meno pesante, molto spesso pesantissima, di servizi, di uffici riservati della polizia, di organi insomma dello Stato, che invece di aiutare il magistrato a trovare la verità, imbrogliavano le carte perché la verità non venisse trovata. L'esistenza di strutture clandestine all'interno dei servizi segreti di sicurezza italiani è emersa per la prima volta, seppur in maniera molto generica, già nel corso del 1984, a seguito di dichiarazioni rese da un detenuto per processi di natura politica, Vincenzo Vinciguerra, sull'esistenza appunto di queste strutture clandestine collegate alla CIA e ai servizi segreti in genere del mondo occidentale. Ci furono degli stragisti, degli autori di strage, mi riferisco in particolare a Vinciguerra, che fu il reo confesso della strage di Peteano, che al giudice Casson nell'84 descrisse la struttura Gladio in termini assolutamente precisi, puntuali, dettagliati, che potevano figurare nell'appunto che poi lesse Andreotti alle Camere. Io come venga a sapere l'esistenza di queste strutture parallele? Faccio parte di Ordine Nuovo, che altro non è che un'organizzazione legata, dipendente dai servizi di sicurezza italiano. I gladiatori, gli elementi che noi contattavamo per l'arruolamento, ricevevano delle informazioni, dei pacchetti di informazioni
di contenuto progressivo nel tempo, cioè non si diceva tutto al primo incontro, si diceva solo quello che secondo la procedura dei servizi segreti si chiama la necessità di conoscere, cioè si diceva solo quello che loro dovevano sapere, ma non si parlava dell'intera struttura NATO e via discorrendo. Ora, che venga fuori un autore di strage, mai contattato per entrare nella struttura, mai arruolato, che venga fuori descrivendo tutta l'operazione, questo mi fa pensare che ci sia stata tutta una specie di magma terrestre che era informato di depositi, di armi e di struttura clandestina che forse agiva o che ha agito anche al coperto di una struttura ufficiale. Loro hanno fatto per 40 anni tutto il possibile perché Gladio rimanesse un segreto. È stato detto che è stato un miracolo che per 40 anni l'Italia, che non è il paese dei grandi segreti, abbia tenuto un segreto. The Italian stay-behinds were brought to train at a secret base in Capomaraju, in Sardinia. Siamo a qualche chilometro a sud della città di Alghero, su una collina dalla quale si può vedere la famosa base di Poglina, cioè quel complesso che si chiamava Centro Addestramento Guastatori. Nel 1959 sono andato per la prima volta a Capomaraju in Sardegna. Non sapevo dove ero, non sapevo, perché come avete letto eravamo trasportati su aerei con i vetri chiusi. Arrivavano all'aeroporto di Fertilia, venivano imbarcati a Roma, arrivavano con un aereo mascherato, da lì venivano trasbordati su un pulmino mascherato, cioè tutto chiuso, venivano scaricati davanti alla palazzina del loro alloggio e da lì iniziava l'addestramento. Dipendeva appunto da un ufficio che era l'ufficio ricerche, l'ufficio R, l'ufficio che addestra normalmente le spie e dei reparti speciali. Io, in quanto impiegato nell'ufficio di controspionaggio, dipendevo da un ufficio confratello che si chiamava l'ufficio D. Quindi tutti e due, ufficio D e ufficio R, dipendevano dall'organo centrale, dal SIPAR. Si dava un'idea dell'organizzazione, come era composta, si diceva che era una cosa segretissima, che i loro nomi non sarebbero mai venuti fuori e che ne erano a conoscenza pochissime persone. I never attended the stay behind base in Sardinia at a time when training was actually going on. These were the times that I visited. It was very much VIP trips. The Italians are very much for VIP. Everything ran very smoothly. I had the greatest admiration for the men out at the base. Si faceva vedere anche per un paio d'ore, per una mattinata, come funzionavano gli esplosivi. Ma loro non li toccavano mai, era solo i nostri specialisti che facevano vedere queste cose. E appena assunto l'incarico all'inizio del mio comando della sezione, la mia prima preoccupazione, probabilmente questo era dovuto al mio passato militare, dove come comandante di reparto ero molto orientato a conoscere i miei uomini, la mia prima preoccupazione fu di incontrare alcuni di questi uomini che oggi si chiamano gladiatori. E questi, avendo ricevuto un indottrinamento che li portava a considerare anche un intervento interno, pensassero che questo intervento interno dovesse essere anticipato o perlomeno programmato nell'imminenza di un'invasione per evitare appunto che questi collaborazionisti, per chiamarli così, del patto di Varsavia potessero agire
alle spalle della resistenza. Odio nuovo si ritrova in tutto, ma mai in una battaglia ideologica propria. Si proclama nazionalsocialista, ma in realtà il suo capo, Pino Raut, ha lavorato per lo Stato Maggiore delle Forze Armate Nate della Resistenza, è stato un esperto del SED e ha reclutato uomini per queste strutture parallele. Il comunismo ha cambiato tattica, non attacca più frontalmente le strutture degli stati nel mondo occidentale, si insinua in queste strutture, ma è un perfetto strumento bellico che lavora ogni giorno. Quindi tutti gli strumenti anticomunisti di tipo classico non hanno ancora preso appieno coscienza di questa realtà. Diciamo che è una teoria che una parte della magistratura sta seguendo, che invece è che l'esplosivo che stava dentro ai NASCO possa essere stato utilizzato nell'attentato di Peteano. Avvisaglia l'ho avuta un pomeriggio quando mi sono venuti due giornalisti del Gazzettino a chiedermi se sapevo qualcosa circa qualche deposito di armi qui nella chiesa di Santa Petronilla. E proprio qui sotto, un tanto così, hanno trovato qui due casse da questa parte, lì le hanno trovate subito. E poi il testo diceva anche a 30 centimetri dalla finestra, e quindi si sono portati qua a 30 centimetri così e hanno scavato qui. Una cassa era particolarmente da loro temuta, l'apertura di una, perché conteneva una bomba al fosforo. Infatti ha mandato fuori anche il maresciallo dei carabinieri, tutti quanti fuori, sono rimasti solo i due artificieri dentro quando hanno aperto questa cassa. Una aveva i due mitra, tutte le armi erano nuove, nuovissime, mai usate, quindi in perfetto stato di conservazione. Abbiamo trovato documenti che dicono, che davano direttive ai comandi periferici di imbrogliare i magistrati, dovete dire al magistrato che queste armi erano armi di contrabbandieri, che erano armi dei tedeschi, che erano armi, insomma, dicono, pur sapendo che erano armi di Gladion. Dopo l'attentato di Peteano si è mosso un meccanismo che è identico poi per tutti questi fatti accaduti in Italia, un meccanismo di depistaggio, cioè arma dei carabinieri, Ministero dell'Interno, Guardia di Finanza, Servizi di Sicurezza Militare e Civile hanno accertato la verità sulla matrice ideologica dell'attentato, vale a dire sulla mia responsabilità, nell'arco di 20 giorni, e hanno deciso con una motivazione politica di coprire quella matrice. Sempre parlando delle carte che io ho potuto vedere, perché ripeto, il periodo precedente, a me non risulta che sia stata fatta una perizia o che siano esperti in esplosivi, so perfettamente a chi si riferisce il generale Serravalle, siano andati ad Auresina. È andato un ufficiale dei carabinieri che tra parentesi è morto adesso, soltanto per vedere com'era la situazione. Da questo ritrovamento casuale di questo deposito, Serravalle e il suo superiore diretto Fortunato, che era il capo della sezione esteri dello spionaggio, presero la decisione di smobilitare tutti i 139 NASCO e presero la decisione dicendolo al capo del servizio, ma senza avvertire né il governo, almeno dalle carte, e senza dirlo agli americani. General Serravalle was to meet with Howard Stone, chief of the Rome CIA station. E Stone era venuto perché sollecitato da me, nel senso che io, appena preso il comando della sezione, avevo notato che i finanziamenti americani, perché erano tenuti dagli accordi bilaterali a finanziare l'operazione, ma soprattutto il loro invio di mezzi e materiali bellici aveva subito un tempo d'arresto. E non avevo capito il perché, non capivo il perché e non mi davo delle spiegazioni. Allora provocai questo incontro per sapere i motivi
della cessazione di questi aiuti, di questo rifornimento. E quindi dopo mesi di lavorio tra il diplomatico e il militare riuscì finalmente a invitare in Sardegna al centro di addestramento Mr. Stone e Mr. Sednawi, proprio per porre la domanda: guardate, questo è il nostro centro di addestramento, eccetera, voi potete assistere a quello che siamo capaci di fare, perché non vi siete fatti più vivi? Se questa è una posizione del governo americano, ne prendiamo atto, ma voi però una risposta ce la dovete dare. E realizzai che gli interessi della CIA, rappresentati appunto da questi due funzionari, non erano molto centrati sul grado di efficienza di addestramento che noi avevamo raggiunto, ma riproposero la questione del controllo interno, cioè delle predisposizioni da adottare contro moti di piazza, scioperi di grande estensione, di scala nazionale, si intende, e soprattutto eventuale crescita del Partito Comunista. Quando Gladio comincia, perché poi 56, soprattutto negli anni 60, è stato abbastanza attivo, gli americani più volte nei briefing, nei meeting che facevano, sostenevano il fatto che bisognasse anche adoperare la struttura per contro insorgenza. Però questa storia finì abbastanza presto, perché nel 1966 la CIA cominciò a capire che non era più il caso di insistere su queste strutture e praticamente allentò la sua pressione non solo in Italia ma anche in Germania e anche in Belgio. E Mr. Stone disse chiaramente che gli aiuti, i finanziamenti e il supporto della CIA erano condizionati dalla nostra intenzione di mettere in atto, di programmare, di pianificare queste misure di contrasto all'interno. A che io gli feci presente che non era previsto appunto dalle direttive Stay Behind e non era previsto dall'istituzione Gladio, perlomeno negli anni in cui questa discussione si avverava. Il problema di cosa sapevano i carabinieri di Gladio, e subito i carabinieri che stavano sul settore del nord-est, dove Gladio aveva il massimo delle forze, io devo dire che sapevano quasi tutto. Nel passato esistevano queste armi conservate presso carabinieri e anche alcune caserme dell'esercito, e il sistema col quale chi era destinato poteva prelevare queste armi era il raffronto con una banconota da 1000 lire, metà della quale era in possesso di chi doveva prelevare l'armamento, metà della quale invece era in possesso del comandante della caserma. Una parte dei depositi erano nelle loro caserme. Conoscendo l'arma dei carabinieri, è inconcepibile che un comando periferico, anche un generale periferico, non racconti al comando centrale. Quando si verifica l'attentato di Peteano, benché sia un attentato rivolto contro l'arma dei carabinieri, qui muoiono 3 carabinieri, questi decidono ugualmente di coprire. Sono ancora più conveniente coprire che non agire contro chi ha ucciso dei loro commilitoni. Per motivazioni politiche innanzitutto, che vengono mascherate oggi sotto il profilo della sicurezza nazionale. Le indagini si sviluppano lungo tutte le piste possibili, si interrogano circa 200 persone, si setacciano tutti gli ambienti. La voce della telefonata che invita i carabinieri a recarsi a Peteano viene ascoltata da migliaia di persone, ma nessuno la riconosce. Stamane a Gorizia l'annuncio degli arresti. Gli indiziati per la strage di Peteano, tutti meno il più giovane, sono pregiudicati, furti, risse, legami con l'ambiente della prostituzione. Escluso il movente politico, l'ipotesi su cui gli inquirenti si sono mossi è quella della vendetta nei confronti dei carabinieri. Stamane, dietro denuncia del comando di Legione Carabinieri di Udine e in esecuzione
di provvedimenti dall'autorità giudiziaria, abbiamo arrestato 6 persone con un'azione coordinata da parte dei reparti speciali carabinieri di Gorizia, di Udine e di Verona. Il generale Mingarelli, all'epoca della strage di Peteano, era il comandante della legione dei carabinieri di Udine. Può essere strano che un ufficiale generale, un ufficiale superiore dei carabinieri, si sia prestato a coprire i responsabili di una strage nell'ambito della quale erano morti dei carabinieri? Nella strage di Peteano, Mingarelli ha in qualche modo inquinato l'inchiesta, come le ho detto prima, per questo sono stati condannati lui e altri ufficiali dei carabinieri. Il generale Mingarelli indubbiamente conosceva l'esistenza di Gladio, cioè conosceva l'esistenza di una struttura segreta parallela alle forze armate che operava in Friuli nell'ambito della sua giurisdizione come ufficiale comandante della regione carabinieri di Udine, ed è un uomo chiave, un personaggio chiave, perché l'avvio di tutto quanto, anche se a livello di esecutore di ordine, parte proprio da lui. Mingarelli è stato condannato per reati connessi a depistaggi, in primo grado a 10 anni e 6 mesi di reclusione, che poi sono stati abbassati in secondo grado, ed è questa la sentenza tuttora pendente, fino a 2 anni e mezzo. On December the 7th, 1970, Prince Valerio Borghese organized neo-fascists in an attempt to overthrow the Italian government. The Italian Ministry of the Interior was to be captured. But after units had moved into position, a telephone call cancelled the entire operation. In the aftermath of the aborted coup, the existence of the parallel structures of Gladio was uncovered. Il giorno del golpe Borghese, precisamente la sera dell'8 dicembre del 1970, ricevuto l'ordine di fare una esercitazione di ordine pubblico, quindi di uscire con un certo numero di personale di sicuro affidamento. Cosa significa di sicuro affidamento? Selezionato tra ragazzi che non sono estremisti né da una parte né dall'altra, ed andare a presidiare determinati punti che potevano essere sensibili a una sommossa, una qualsiasi cosa di questo genere. Mi è arrivato un messaggio appunto che mi diceva attivare esigenza triangolo. Attivare esigenza triangolo voleva dire appunto uscire in ordine pubblico e andare a raggiungere quei punti che ciascuna unità dell'esercito doveva raggiungere con personale scelto per evitare appunto delle sommosse, dei movimenti insurrezionali. Io conoscevo solo a quell'epoca l'esistenza di una struttura di persone certamente anticomuniste, però che poteva essere attivata esclusivamente in caso di invasione del territorio nazionale. Una volta arrestato nel 1974, mi sono trovato, il 13 dicembre 1974, mi sono trovato in questa situazione molto imbarazzante, che il giudice che mi interrogava continuava a farmi degli interrogatori e io mi accorgevo che questo giudice, in buona o in mala fede, andava a indagare come se fosse qualche cosa di rivoluzionario o di anticostituzionale, quella che invece era, a mio avviso, questa organizzazione di sicurezza. Allora io mi trovavo in questa situazione. I miei superiori militari e il giudice appartenevano pur sempre allo stesso Stato, alla stessa nazione, allo stesso potere. Potevo io dire al giudice certe cose? No, perché ero vincolato dal segreto militare. Era giusto tacere alla giustizia queste cose e lasciare che il giudice perseguisse delle persone innocenti? Questo è stato il mio dramma per parecchi mesi. Allora ho chiesto di parlare con un mio superiore, ho chiesto insistentemente. Alla fine il giudice mi ha portato un generale. The general forbade Colonel Amos Piazzi to speak. He was General Vito Micheli, head of the Italian Secret Service. Micheli later invoked state secrecy in order to cover up the existence of the Invisible Legion. Faceva segno di non parlare, mi faceva segno così, tanto è vero che il giudice stesso ha visto che faceva segno di no. Quindi a voce mi diceva di sì e a cenni mi faceva segno di no. Lì venne alla luce tutta una organizzazione, soprattutto fondata sul gruppo della destra, di estrema destra, della destra radicale, che era Ordine Nuovo, a cui partecipava in qualche modo Spiazzi, pur essendo
ufficiale superiore d'artiglieria. C'era anche un generale che, quando il giudice Tamburino gli fece il mandato di cattura, fuggì felicemente, era il generale Nardella. Da allora è sempre rimasto latitante, anche se c'era chi avvertiva che alla fine del mese andava a riscuotere lo stipendio. Io sono stato chiamato dal generale Nardella mentre mi trovavo in caserma per andare al circolo ufficiali, dove appunto lui era direttore, per parlare con alcuni personaggi, due o tre persone, adesso non ricordo perché siamo nel 1971-72, mi sono accorto che trattassi effettivamente di personaggi aderenti alla massoneria. La massoneria internazionale nel dopoguerra si è assunta il compito di partecipare in prima persona alla battaglia anticomunista. Moltissimi ufficiali dell'esercito italiano, specie se di grado superiore, sono iscritti alla massoneria, come molti magistrati, come molti funzionari di polizia, come molti ufficiali di carabinieri. Il neofascismo non poteva restare esente da questo fenomeno. Lucio Gelli, io l'ho scritto nel mio documento e lo affermerò sempre, è entrata a far parte dei servizi speciali italiani e l'antiguerra, quando allora i servizi si chiamavano FIM, servizi di informazione militare. È andata in Jugoslavia a seguito di Piero Parini. Gelli era un fascista convinto. Ha partecipato al doppio gioco dell'Italia nella penisola balcanica, quando noi combattommo con i tedeschi contro i titini, ma combattommo con i ceti, dice, gli inglesi contro i tedeschi e i croati. Ed è quindi entrato in possesso di segreti che gli hanno permesso di non essere dopo emarginato. È entrato in quello che è il grande gioco, il gioco sporco dello spionaggio. E ha continuato questa sua carriera anche nel dopoguerra, sempre nell'ambito dei servizi di sicurezza italiani. Lei deve sapere che la P2 era un'associazione composta dai cervelli migliori di tutti i settori, sia dal servizio militare, sia dal campo culturale, sia dal campo imprenditoriale, sia nel campo dei burocrati, sia nel campo del settore dei finanzieri. E noi facevamo delle relazioni, delle considerazioni, e si fornivano dopo al Parlamento, si fornivano attraverso i nostri iscritti a chi ne aveva bisogno di queste relazioni per poter migliorare la situazione. La loggia P2 non è un centro di potere occulto, è un centro di potere palese, occulto per l'opinione pubblica, non per lo Stato e i vertici dello Stato, che ha svolto la sua funzione ben precisa in questa battaglia anticomunista, e che io considero una di quelle strutture parallele che posso equiparare a Cladio, non con compiti militari, ma con compiti di politica interna, di sovversione interna. P2 was basically, I guess you might call it, a wholly owned subsidiary of the company in Italy. The members were people who had been recruited by Gelli for their unswerving loyalty to the cause of anti-communism, I would say conservative democratic principles, and the furtherance of American aims and policies in Western Europe. 69 è l'anno dove l'escalation terroristica arriva, si rivela in un modo drammatico, perché comincia nella primavera con attentati in tribunale, arriva l'agosto con l'attentato contemporaneo a una decina di treni in viaggio per tutta l'Italia, e arriva al massimo con la strage a Milano. Il ruolo di Freddy Ventura del gruppo di Padova è un ruolo di comprimari, non sono loro gli unici responsabili dell'attentato di Piazza Fontana. Loro partecipano, come ho già detto anche in sede giudiziaria, a mettere in conto nell'ottobre del 72, come disse in maniera esplicita, altri, come riferisco, che
un elemento di punta del gruppo di Padova. In questa maniera esplicita siamo stati noi. Però non risponde al vero che sono stati soltanto loro. Altre persone hanno partecipato a Roma, non del gruppo di Padova. Persone che non sono mai state identificate. Le indagini per la strada, per la strage di Piazza Fontana ebbero una vita molto travagliata. Nel senso che delle 5 bombe, l'unica che aveva provocato delle vittime, erano vittime non da poco, perché morirono 18 persone, altre 80 rimasero ferite nella Banca Nazionale dell'Agricoltura, la polizia non ebbe esitazione fin dall'inizio a dire, anche in campo internazionale, quando chiese la collaborazione delle altre polizie, che le indagini erano orientate su gruppi estremistici di natura anarchica. Io mi sono trovato di fronte a uno scherzo di cattivo gusto da parte di alcune forze politiche che hanno strumentalizzato alcuni settori della magistratura, e sono stato in un primo tempo condannato, poi assolto, la mia sentenza di assoluzione è stata annullata, sono stato di nuovo giudicato e alla fine definitivamente assolto. E per questa avventura politico-processuale penitenziaria sono stati impiegati 13 anni della mia esistenza. Piazza Fontana è il momento d'arrivo terminale di un'operazione che doveva portare alla proclamazione dello stato di emergenza. E più che i servizi segreti militari, dietro Piazza Fontana gli attentati del 12 dicembre 1969, ci sta il Ministero degli Interni, l'ufficio affari riservati. Quindi il gruppo di Freda ha questo ruolo di esecutore, non di organizzatore, tantomeno di mandante degli attentati del 12 dicembre. Ma risultò pure da alcuni accertamenti che a Padova, sempre in quei giorni, credo in maggio, era stato Guido Giannettini. Guido Giannettini che risultava anche sull'agenda di Giovanni Ventura. Sono stato collaboratore del SIN. In che forma? Ero un collaboratore esterno. Che facevi? Fornivo delle informazioni, ovviamente. Ogni volta che Giannettini mi parlava delle cose, continuava il discorso operativo che faceva con Maletti, io non capendo niente perché non era detto, mi facevo scrivere il tutto e lo passavo a Maletti. Maletti è stato l'ultimo, dunque io ero collaboratore del reparto D del SID, ero a contatto diretto col capo del reparto, prima il colonnello Viola, poi il colonnello Gasca, poi il generale Maletti. Fu fatta una perquisizione a casa di Guido Giannettini e nel corso di questa perquisizione furono, lui era già andato via, non era già irreperibile, ma furono trovati in casa sua rapporti analoghi a quelli che apparentemente risultavano essere di un servizio segreto con delle sigle particolari che erano state trovate nella cassetta di sicurezza nella banca di Montebelluna, cassetta di sicurezza intestata alla madre di Ventura. Mi pare che tra i documenti conservati in una cassetta di sicurezza di cui aveva la disponibilità la madre di Ventura, ci sia stato tra le varie carte, ce ne fossero alcune che contenevano degli indirizzi di agenti di servizi segreti americani operanti in Italia. Io all'inizio conobbi Freda e Freda aveva queste notizie su... Allora erano movimenti filocinesi, erano i primi movimenti di contestazione in Italia, che ebbero nel Veneto, furono fra i primi, i primi operarono nel Veneto e successivamente, siccome io stavo a Roma e Freda a Padova, invece Ventura faceva spesso dei viaggi da Padova, dal Veneto a Roma, allora Freda mi mise in contatto con Ventura e poi seppi che era proprio Ventura che aveva dei contatti diretti con l'organizzazione della sinistra extraparlamentare del Veneto. La modesta statura di Giannettini, a mio avviso, non si prestava a nessun impiego, nemmeno un'utilizzazione passiva,
Non vedo quale apporto la sua attività, era un giornalista. Avrebbe potuto dare al servizio segreto di questa Repubblica. Sono un gruppo provinciale che si mette praticamente a servizio come altri gruppi, come già lo era Ordine Nuovo, come lo era Avanguardia, come lo erano altri gruppi meno noti. Di questa strategia, e la portano avanti, la strategia prevedeva infiltrazione a sinistra, e questo l'hanno fatto quasi tutti, l'ha fatto Ordine Nuovo, l'ha fatto Avanguardia, l'ha fatto ovviamente il gruppo di Padova. Attentati da attribuire alla sinistra, e tutti hanno fatto le stesse cose. Prima linea era diretta a fare degli attentati per farli ricadere sulla sinistra, la seconda linea invece era di infiltrazione nei gruppi di sinistra e per indurre anche questi gruppi estremistici della sinistra extraparlamentare a fare degli attentati e quindi a inserirsi in questa strategia che mirava ad acuire l'attenzione allora sociale e politica nel paese. Non sono né io né i miei amici di allora eravamo membri di qualsiasi partito politico, nemmeno di estrema destra. Costituivamo delle piccole forze che si definivano allora extra parlamentari. Freda firmava rapporti informativi come agente T, ma il gruppo di Padova era composto da Freda, che si proclama ancora oggi nazionalsocialista, ma lavorava per i servizi di sicurezza italiano. Massimiliano Facchini, che è un collaboratore dei servizi di sicurezza italiane, e lo ha ammesso finalmente anche il generale Gianni Giovaletti, capo del reparto D. Gianni Casaline, informatore dei servizi segreti italiani, e l'hanno ammesso ufficialmente finalmente. Anche questo faceva parte del gruppo di Freda. Quindi anche per limitarci a tre nomi, vediamo che in un gruppo numericamente ristretto, tre dei dirigenti lavorano, risultano operanti per i servizi segreti militari italiani. Quando cominciarono a filtrare delle voci circa il mio possibile coinvolgimento nel processo contro Freda e Ventura, allora io interruppi i contatti con il generale Maletti e li tenni attraverso il capitano La Bruna. Giannettini non è stato portato alla frontiera, Giannettini, è questo che non è. Giannettini per sua volontà e dicendoci che doveva andare a fare un servizio in Francia, un servizio giornalistico in Francia, partì. Noi non facemmo altro che accompagnarlo, io lo feci accompagnare all'aeroporto da un mio sottufficiale. E tenga a precisare che Giannettini era già in possesso di un biglietto di andata e ritorno aereo per Parigi e tutto, il biglietto che non è stato pagato dal servizio ma che lui ne era in possesso. Il possesso di questo biglietto, perché la deformazione professionale ci mette a cautelarci anche per cose che noi non sappiamo dire, perché il possesso di questo biglietto ce l'ho io. Fu lui che, quando venne a sapere che era imminente una perquisizione a casa mia o comunque una ricerca da parte del giudice di Milano, fu appunto La Bruna che mi accompagnò a Fiumicino. La proposta fatta a me di partecipare alle operazioni di Freda nell'autunno del 1973 da una persona del Fozzolose legata al Ministero dell'Interno. Questo, diciamo, sono come prove evidenti di un'attività di copertura. Basti pensare che uno dei pochi processi nei quali ci sono due ufficiali del servizio segreto militare, il generale Gerardo Giovaletti e il capitano La Bruna, condannati in forma definitiva proprio per la partecipazione, proprio per il favoreggiamento concesso ai militanti del gruppo Freda Ventura. Io mi sono allontanato da Catanzaro, che era la città in cui avevo il mio domicilio coatto, il mio domicilio obbligato, non sono fuggito per la precisazione,
E per quanto riguarda Ventura, ci siamo allontanati dall'Italia in due momenti diversi, e con mezzi diversi e con aiuti diversi, che lo sappia. Che aiuti? Aiuti personali. Nessun aiuto dei servizi qui in Italia. In quel momento là noi avevamo Guido Giannettini a disposizione, che stavamo sottoponendo ad interrogatori. Era alla nostra attenzione l'attività soprattutto svolta da Guido Giannettini, e avevamo scoperto che Guido Giannettini era uno di quelli che credeva nell'esistenza attuale in Italia della cosiddetta guerra rivoluzionaria, e aveva fatto un intervento. E la cosa estremamente interessante era che questo convegno era avvenuto sotto il patrocinio dello Stato Maggiore della Difesa, e che praticamente l'intervento di Giannettini non era solamente sulla guerra rivoluzionaria, ma anche sulle misure che dovevano essere adottate per contrastare la conquista del potere da parte dei comunisti. E questa strategia della controguerra rivoluzionaria era proprio nel acuire le tensioni sociali, nel far vedere il pericolo di della sinistra, pericolo che doveva essere evidenziato attraverso attentati, ma anche compiuti facendoli ricadere sulla sinistra, ma anche attraverso infiltrazioni. Maletti, diciamo così, mi ha aiutato a lungo, anche quando ero all'estero. E a un certo punto poi è stato costretto ad abbandonarmi. Chi lavora con i servizi informativi sa che questo può succedere. Credo che la vita di ciascuno di noi venga utilizzata da chi ha maggior potere di noi. A Platone diceva che noi uomini siamo dei burattini nelle mani degli dèi. Ecco, nel mio caso riconosco di essere un burattino nelle mani delle idee, ma non di uomini dei servizi segreti o di forze politiche nazionali o internazionali. Voglio dire che la mia guerra l'ho fatta io come volontario, seguendo il disegno strategico che le mie idee mi comunicavano, basta. La strage di Bologna avviene in un momento in cui il massimo è l'allarme del regime, dell'allarme dei servizi di sicurezza italiani, alleati e nordamericani, per la potenza elettorale raggiunta dal Partito Comunista Italiano. Quindi la strage di Bologna, anche questa, risponde, come tutte le altre stragi, alla logica di uno Stato che, non sapendo più come fronteggiare un nemico politico, ricorre ai mezzi estremi, ai mezzi della violenza da attribuire ora agli estremisti di sinistra, ora agli estremisti di destra, per giustificare un suo eventuale intervento. Non c'è altra verità sulla strage di Bologna. Io non credo che nessuno abbia messo la bomba a Bologna. Quello è stato un incidente di trasporto. In quell'epoca l'esplosivo si trovava quasi ai supermercati in Italia, e qualcuno che veniva dall'est e aveva questi pani, senz'altro erano gente che lo trasportavano a altre parti, e si sono fermati, forse era già il 2 di agosto, non dobbiamo dimenticarlo, erano giornate in cui c'era grandissimo calore, qualcuno passando ha preso la sigaretta e l'ha gettata lontano, così, senza volere, senza pensare. Quelli che trasportavano l'esplosivo sono quelle vittime che non hanno saputo identificare, e che ce ne sono tre morti che non hanno saputo identificare perché erano ridotti in poltiglia. Anche sotto regimi come il regime comunista o i regimi fascisti, che sono i più forti dal punto di vista della polizia, no? Non è facile arrivare alla scoperta di una strage, per la semplice ragione che è l'attentato più vile che si possa fare, ma anche il più facile. Si deposita una bomba e si va via, e questo è tutto. E dopo la strage non lascia tracce, proprio perché distrugge tutto e non si trova più niente. Per quanto riguarda queste stragi, che possono essere state fatte un po' da tutti.
There's no evidence that the Americans paid the terrorists or those who ordered the bombings, but secret CIA documents do reveal a pattern of payments to people connected with the Italian secret services, some of whom knew nothing at all about Gladio's role in bombings and kidnappings. There's a MIBS document which lists people and their importance and what they received monthly. For instance, a fellow named Guido Giannettini, on a scale, it was a 5, and he only received $1,000 a month. Now, Tino Rauti was a 2, he received $4,000 a month. Saravalli was a 1, and got $6,000 a month. Alavena was a 1, he got $5,000. Michele was the one who got $5,000 a month. D'Amato was the one who was paid out of an embassy fund. Cauchy was a 5. He was paid directly by Licio Gelli. Next Wednesday's programme examines the truth behind the assassination of Italian Prime Minister Aldo Moro, which draws together the threads of a series of savage, yet seemingly pointless murders. Years of innocence and peace in Belgium were shattered in the early 1980s. Citizens with no expectations of violence were murdered while shopping. No one knew who, no one knew why. Some suspected that right-wing elements in the secret services had penetrated left-wing groups and had even killed their own police to deflect attention from themselves. The suspicion was never proven, but nor did it ever go away. Secret. There may be times when host country governments show passivity or indecision in the face of communist subversion. U.S. Army intelligence must have the means of launching special operations which will convince host country governments and public opinion of the reality of the insurgent danger. U.S. Army intelligence should seek to penetrate the insurgency by means of agents on special assignment with the task of forming special action groups among the most radical elements of the insurgency. I never heard such a thing, frankly. I don't know the origin of the statement, and you can find any statement in any country. I mean, you can find jackass statements anywhere. I suspect it is an authentic document. I don't doubt it. I never saw it, but it's the kind of special forces military operations that are described. On the other hand, you've got to recall that the Defense Department and the President don't initiate any of those orders.
until there is an appropriate occasion. It's Supplement B of Field Manual 3132. It's 12 pages long. It's not a hell of a big thing, but if it's not authentic, then you need to ask somebody what is it doing in the classified manual section of most field manual libraries. Poi era un documento che mi consegnò un mio carissimo amico che faceva parte della CIA prima di rientrare in sede. Disse, prenditi questo, quando hai un ritaglio di tempo leggitelo. The field manual is an old forgery designed to show that there's some kind of accusing the United States basically of what the Soviet Union was doing in Italy, which was creating a secret underground paramilitary organization capable of acting to subvert Italian democracy. Je suis originaire de la région du nord de la province de Luxembourg. J'étais à ce moment-là gérant de banque et j'étais aussi un ancien du régiment paracommando. C'est simplement comme ça qu'un jour se sont présentés chez moi des gens qui sont venus me demander de les aider dans des manœuvres un peu spéciales qui allaient se passer dans le nord de la province en coordination avec les forces spéciales américaines. Au départ de la manœuvre, les commandos belges étaient chargés de récupérer les forces spéciales américaines qui étaient parachutées dans la forêt. Après cette opération, ils devaient se diriger donc vers des points de coordonnées et vers des attaques bien précises de casernement, de gendarmerie. Et j'avais chez moi le ravitaillement, les munitions, les relais radio, etc. pour coordonner les opérations. Un dimanche matin, nous avons appris dans les journaux, à la radio, qu'il y avait eu une attaque pendant la nuit sur un camp militaire d'une unité de chasseurs ardennais en Ardennes, ici en Belgique. Et je suis allé là-bas comme d'autres journalistes. On avait donc découpé les fils barbelés, on avait attaqué l'armurerie, on avait blessé en tirant le chef de poste et on était parti avec un certain nombre d'armes. J'ai pu pénétrer dans le camp parce que je connaissais certaines personnes. Et à l'intérieur du camp, je me suis aperçu qu'il y avait des militaires étrangers, notamment des Américains. Quelques jours avant, il y avait eu des bavures, c'est-à-dire que les Américains étaient trop motivés. Ce sont des gens quand même qui ont dans la quarantaine, tous officiers, c'est quand même des mecs solides. Et ces gens-là ont joué le jeu un peu trop fort. Ils ont attaqué une caserne de gendarmerie dans la région d'un château. Ils ont même balancé une grenade défensive près de chez le procureur du roi du château. Il y a une réaction du pouvoir civil en disant « Et là, vos hommes, là, ils s'amusent un peu trop fort, on pousse un peu les choses trop loin ». Donc c'est à ce moment-là que l'attaque de la caserne qui était programmée et que nous avions déjà été repérés 2-3 jours avant a été annulée. Le jour de l'attaque, on nous a prévenu que ça ne se passerait pas, mais les Américains m'ont quand même demandé de les conduire derrière la caserne en stand-by pour attaquer la caserne. Le lendemain, j'étais parti avec mon épouse ici du côté de Namur et j'ai entendu à la radio que la caserne avait été attaquée à minuit. L'attaque de la caserne, pour moi, je ne peux pas dire comment ça s'est passé, puisque ce jour-là, à 8 heures du soir, moi je suis parti. Je les ai prévenus, moi je ne reste pas pour les opérations. Et pendant des semaines et des mois, l'explication que les enquêteurs civils nous donnaient, c'était qu'il s'agissait probablement d'une attaque menée soit par des bandits de droit commun, soit par des terroristes. Il a fallu attendre plusieurs mois pour qu'un jour, je reçoive un coup de téléphone. C'est ainsi que je suis allé en France, où j'ai vu Lucien Lissler, qui m'a donné un texte et qui a parlé avec moi longuement pour m'expliquer qu'il jouait un rôle dans une manœuvre secrète qui devait reproduire des opérations de résistance et d'appui à la résistance telles qu'elles avaient été menées à la fin de la guerre en 1944. Le surlendemain, que j'ai reçu un coup de téléphone, du commandant de la caserne de Vieilles-Salm qui m'avertissait du suivi de l'opération. Il m'a dit, voilà, dites au commando belge que le garçon que nous avons récupéré sur le terrain n'est pas mort, il est gravement blessé et nous l'avons conduit à l'hôpital à Liège. Le samedi du soir de l'attaque de ce camp, son rôle avait été de transporter une équipe de militaires habillés en civil à proximité du camp de Vieilles-Salm. Et que les plans étaient,
cette nuit-là, d'attaquer. Les autorités militaires belges et américaines, qui ont également été interrogées, ont fini, après des mois, par admettre qu'il y avait bien eu une manœuvre, par reconnaître qu'au cours de cette manœuvre, on avait bien organisé certaines attaques. Je me souviens, par exemple, qu'il a été question d'une attaque contre un dépôt de carburant militaire à Bastogne, une autre attaque la nuit contre une gendarmerie, une brigade de gendarmerie à Neuchâteau. Lentement, les militaires ont fini par reconnaître qu'il y avait eu certaines attaques. Mais en ce qui concerne Vielsalm, leur dernière version a été de dire que l'attaque de Vielsalm était programmée et puis qu'au dernier moment, elle a été déprogrammée et elle n'a pas eu lieu. On a retrouvé, vous savez, quelques-unes des armes volées à Vielsalm dans un appartement conspiratif ici à Bruxelles, appartenant aux cellules communistes combattantes. Mais les journalistes et les observateurs ont continué à se poser la question de savoir si c'était vraiment les terroristes qui avaient été à Vielsalm ou bien si peut-être on avait pu déposer les armes dans leur appartement pour faire croire que c'était eux. Allô, la nouvelle rédaction? Oui. Bonjour, les cellules communistes combattants. Oui. Nous pensons que les flics sont venus avant vous, Madame Louise. Alors nous allons vous adresser un nouveau message. Il se trouve 26 avenue Général de Gaulle, en face de l'étang d'Ixelles, dans l'entrée en dessous des boîtes aux lettres. In cases where the infiltration of agents into the insurgent leadership has not been effectively implemented, it may help to utilize ultra-leftist organizations. Il me paraissait très significatif que dans les années 80, s'était développé un terrorisme de type médiatique qui utilisait les médias pour provoquer un choc dans l'opinion et dans la classe politique. Alors ce terrorisme pouvait avoir deux origines, soit une terrorisme d'extrême gauche ou d'extrême droite, être le fait de gouvernements étrangers ou de services de renseignement et d'action étrangers, un terrorisme qui vise à déstabiliser la société démocratique. Vous savez, en Belgique, il y a un certain nombre d'affaires non élucidées où une bande, vraisemblablement, a perpétré de très nombreux meurtres au milieu des années 80. Et on ne sait toujours rien de cela. Et certains ont imaginé qu'il pouvait y avoir une volonté de déstabiliser le régime démocratique dans notre pays. En hij ziet het draaien, gemaskerde man uit een ding ervan achter komen. En hij zegt tegen zijn klein, laat u vallen, zei hij, want ze zijn daar. En de meesten willen vluchten, hè. En hebben ze direct op hem geschoten. Hè. Zeven of acht kogels door zijn notto. En hier is schamschot, juist in zijn schedel en hier achter zijn oor. Ik heb één vrouw zien komen af, komen gelopen, volledig in haar gezicht bebloed en haar benen en al. En die is dan overgelopen in paniek van haar kind, iets van een kind, wat dat juist was, weet ik niet, want de politie was hier dan mochten we niet meer binnen of niks. My name is Martial Mekeu. I used to be with the Belgian Gendarmerie. I left Belgium in August 84 after precise death threat against my kids. In beginning of December 1983, I did go personally to the BSR, who were doing the investigation about the killing. I was surprised that no arrest had been made, and I knew that I did report myself what was going on, and we were expecting killing like that, random killing, going to supermarket and killing people, and even kids. I believe they killed about 30 people. So I told a gentleman I met, Leur Lies, member of the gendarmerie or the army, are there involved in that. His answer was, shut up, you know, we know. Take care of your own business, get out of here. What they were saying, the democracy was going away, the leftists were in power, the socialists and all these things, they wanted more power. Ces crimes avaient troublé profondément l'opinion parce que ils ne paraissaient pas être justifiés par la seule considération du gain ou de ce que l'on pouvait prendre dans des grands magasins, que le meurtre gratuit et inutile d'une série de personnes pouvait procéder d'une intention politique.
qui rappelait celle qui avait causé des ravages en Italie, dans la guerre de Bologne, par exemple, l'attentat qui avait fait 80 morts parmi des victimes totalement innocentes. Nous pensions qu'il pouvait donc avoir un soubassement politique à l'activité des tueurs du Brabant wallon. Jean-Claude Garot edited and owned the Belgian magazine Pour. In its pages, he ran a series of exposés of Belgian neo-fascist groups. L'organisation du Front de la Jeunesse existait depuis plusieurs années, et c'était, disons, une nouvelle structure, mais avec des personnalités qui avaient déjà été dans des structures politiques avant cela, dans d'autres structures. Le Front de la Jeunesse est un mouvement politique qui est né en 1974, qui a existé jusqu'en dans les années 1980 en tant que tel, et qui était un mouvement politique, un mouvement militant essentiellement, bon, qualifié d'extrême droite, hein, bon, mais qui était essentiellement un mouvement de jeunes et un mouvement militant. Il y a eu Jeune Europe, il y a eu Front de la Jeunesse, et puis ça a encore changé. Donc, en fait, le nom des structures politiques changeait, mais on retrouvait souvent des mêmes personnalités qui passaient de structure en structure. Et, par exemple, Dossogne a fait partie de plusieurs structures. Alors, on a mené toute une série d'actions, le Front de la Jeunesse a mené toute une série d'actions qui dérangeaient beaucoup à l'époque, parce que nous remettions en question une série de choses... je vais dire qu'il était relativement bien établi, ou si vous voulez, relativement bien établi. Et le Front de la Jeunesse a beaucoup dérangé, et le Front de la Jeunesse a tellement dérangé qu'on a en fait voulu le casser. On soupçonnait qu'il y avait un centre nerveux, décisionnel, qui était entouré de cercles successifs, qui déléguaient les tâches à chacune d'entre elles, avec naturellement un problème, c'est que plus les tâches étaient déléguées, quand elles arrivaient au cercle périphérique éloigné du centre nerveux, il y avait des erreurs. Dans les Ardennes, c'est une des erreurs de fonctionnement. Pour recréer, disons, l'ensemble de leur noyau d'intervention actif, donc paramilitaire, ils avaient besoin de former et d'encadrer des éléments d'extrême droite. Anciens paracommandos, anciens militaires, membres de la gendarmerie, militants d'extrême droite. On a condamné les militants du Front de la Jeunesse pour avoir tenu des camps soi-disant paramilitaires. En fait, à l'heure actuelle, si vous voyez ce que font les scouts, ou ce que font certaines sociétés en matière d'incentives, par exemple, ils font beaucoup plus que ce que le Front de la Jeunesse n'a jamais fait. Une de ces organisations flamandes, VMO, Vlaams Militanten Orde, avait une section active de combat, et qu'ils désiraient entraîner. Alors, ils ont entraîné ce groupe dans un camp, dans les Ardennes, et donc une activité de ce type, où on emploie des tirs de fusils mitrailleurs, des lancements de grenades, ça fait du bruit, ça éveille des attentions. Donc nous avons été informés par quelqu'un que ce camp allait avoir lieu. Nous le savions, et nous avons mis les moyens photographiques nécessaires en œuvre pour photographier une partie de l'action. Et puis, nous avons révélé cette action dans un contexte très étudié. Nous avons dit, nous estimons qu'il y a eu un camp d'entraînement militaire du VMO avec tir de fusil mitrailleur, avec lancement de cocktails Molotov, avec impact de balles dans les Ardennes. Le Front de la Jeunesse n'avait pas de camp militaire en tant que tel. Le Front de la Jeunesse organisait les week-ends qui se déroulaient dans des campings, dans des propriétés privées, mais sur leur... Bon, on circulait sur la voie publique, etc. Bon, le Front de la Jeunesse était à Marche-les-Dames, comme beaucoup d'autres groupes de jeunes, avec les autorisations des autorités militaires. Donc tout ça se faisait au vu et au su de tout le monde. Des amis de la radio, de la télévision, en connexion avec moi, ont immédiatement été interviewés le général Borir, qui était à l'époque le numéro 1 de la pyramide de la gendarmerie. Le général Borir, c'était le général en chef de toute la gendarmerie. Le général Borir, en interview télévision et radio, a dit « Cela n'a jamais existé. Le jour même, le juge d'instruction intervenait, mais intervenait où cela ? Ici. En perquisitionnant ici et en faisant une déclaration à la presse en disant « Jean-Claude Garot a créé un faux et usage de faux. Il a fabriqué avec des uniformes, des photos et des armes toute une mascarade. » Le groupe G était en fait une des sections du Front de la Jeunesse qui regroupait les jeunes gendarmes.
qui, pour des raisons déontologiques liées à l'exercice de leur profession, ne voulaient pas être mélangés avec les autres, et par conséquent risquaient d'être mêlés à des actions de manifestation, des choses comme ça, qu'ils ne peuvent pas faire déontologiquement en parlant. Ce qui fait que ces gendarmes, qui étaient peut-être une grande dizaine, petite dizaine grand maximum, ces gendarmes avaient demandé d'être regroupés dans une section à part. Mr. Francis Dossain was the contact, and I've been recruited by another member of the gendarmerie from headquarters to become a member of that group. Only police officer was inside that group. It was called the group G, G for gendarmerie. Que le cul a fait partie du groupe G. Il a été même parmi les premiers qui ont fait partie du groupe G. Et il a tellement bien fait partie du groupe G que c'est en fait, bon sang, on l'a appris par après, mais que c'est en fait le cul qui informe l'état-major de la gendarmerie à l'époque de l'existence du groupe G. And I did witness there Mr. Mievis, he's the one who did recruit me, giving to Mr. Dossain a confidential file from headquarters. The people they did recruit were people like myself, people from headquarters, people who have access to certain knowledge inside the gendarmerie. So I believe officers in headquarters were involved also. Paul Latinus a été découvert alors qu'il était inconnu lors d'une de mes interviews par hasard. Rapidement, j'ai mené une enquête. Et cette enquête m'a montré comment Paul Latinus avait été implanté dans le Front de la Jeunesse avec des missions bien particulières. D'apprendre au Front de la Jeunesse comment s'organiser dans des actions violentes. Attaques de café d'immigrés arabes, camps d'entraînement militaire, manière de se faire encadrer pour la surveillance. Alors la structure de Westland New Post, je rappelle aussi que c'est la structure identique pour toutes, pour tous les morceaux, pour tous les quartiers de la même tarte. C'est toujours le même principe. Vous avez un état-major au-dessus. Au-dessus de cet état-major, vous avez ces deux grandes directions qui apportent soit l'assistance économique, soit l'assistance l'assistance de besoin d'autorité immédiate. Bon, ces gens-là, en haut, on ne les connaît pas. Ils ne sont connus que des personnes clés, des personnages clés. En Europe, en l'occurrence, il y avait 9 personnages clés. Un des 9 était Paul Latinus. Le Earth Anti-Communist League, eux ne peuvent pas agir dans une portion du monde, ni partout en même temps. Eux, pour faire quelque chose, ils le feront faire. Par qui? Par des compagnies amies faisant partie du même système. Vous avez l'Europe divisée en 8 avec un centre. Nous avions le groupe centre pour la Belgique, l'ouest de l'Allemagne, le nord de la France et pratiquement la majeure partie des Pays-Bas. Et Latinus avait été chargé de constituer et de structurer ce groupe comme une armée secrète, un peu sur le modèle de l'ASS. Il y avait un service secret, un service de sécurité à l'intérieur du groupe. Chaque membre du groupe portait un double nom, un nom de code, généralement des noms allemands. Chaque membre ne connaissait pas l'autre et on recrutait dans ce groupe par parrainage. Et celui qui était recruté ne connaissait pas les autres membres de l'équipe. On peut créer une branche action avec ceux qui sont les plus physiques. On peut créer une branche, je veux dire, intellectuelle. Ce sont ceux qui vont gérer le renseignement. Donc de l'information, de l'action et de l'université. L'université, pourquoi? Parce qu'on a parfois besoin d'un scientifique, d'un laborantin, pour un produit bien spécial, pour, comme dans une brigade judiciaire, bon, il y a toujours le labo. Ce cheveu, à qui appartiendrait-il? Bon, on n'est pas allé jusqu'aux cheveux, mais des produits chimiques. Une demande à la limite, une demande d'explosifs, ça se fait vers la branche universitaire. Quelque chose de spécial, bien entendu, on ne vous parle pas d'un bâton de TNT, des produits beaucoup plus spéciaux. Je reprends contact avec Paul Latinus. Il me donne rendez-vous dans un restaurant de province et nous nous voyons pendant toute une nuit, au cours de laquelle il me raconte qu'il a été chargé par des autorités, il ne me dit pas lesquelles au début, de constituer depuis plusieurs années en Belgique un groupe secret de résistance pour lutter contre une certaine pénétration soviétique et contre la collaboration de certaines autorités belges avec les soviétiques.
des opérations commanditées, les opérations commandées, Paulatinus les recevant, doit, pour nous les faire faire, doit être certain d'une aide en cas de problème. Bon, on ne peut pas envoyer des jeunes, des moins jeunes, sur le terrain, en disant que peut-être tantôt, dans 2 heures, dans 3 heures, ils se retrouvent avec une balle entre les deux yeux. C'était les risques permanents. En cas de problème, ils se sont fait éventuellement prendre par une police communale. Pourquoi pas, s'il y a un contrôle d'identité, bon, la police rentre comme un cheveu dans la soupe. On peut pas dire aux policiers, écoutez, nous sommes dans une telle mission, etc. Non, bon, d'accord, contrôle, qu'est-ce que vous faites là, on ne peut pas vous le dire, clac, les menottes, et on est emmené pour un interrogatoire. Tout à fait classique. Dans ce groupe, il y avait également ce commissaire de la Sûreté de l'État qui a dit plus tard qu'il infiltrait ce groupe, mais qui néanmoins a donné des cours particuliers de filature dans un appartement d'un des membres, d'un des responsables du groupe, et ce commissaire arrivait avec une cagoule sur la tête, accompagné d'un garde-corps, on l'appelait le colonel, c'était son nom de code, et il disposait d'une carte du WNP avec les sigles secrets du groupe. Et parmi les techniciens qu'il a fait venir à des cours, il y avait un membre des services de sécurité du marché commun, nommé, entre guillemets, Robert, et il y avait un autre membre qui venait donner des cours en cagoule et qui s'est révélé être un commissaire de la Sûreté de l'État, Smets. Et lorsque nous avons posé des questions sur ces cours, nous avons également demandé s'il était exact que le commissaire avait organisé des exercices après les cours. Et le commissaire a fini par admettre qu'il avait été sur les lieux d'un exercice au mois de mai 1984, ici dans Bruxelles. On avait dit aux jeunes qu'une jeune femme qui habitait Bruxelles était la maîtresse du terroriste Carlos, et on leur avait demandé de surveiller cette femme jour et nuit. Ces personnes ont donné des cours d'encadrement, de filature, d'armement. Robert a donné des cours de placement d'explosifs dans les cages d'escalier, a donné des cours de démontage et remontage d'armement et de tir, et également de tuer sans laisser de traces. Lorsque je le rencontrerai quelques jours plus tard et dans les semaines qui suivent, et que je lui demanderai « Mais qui t'a chargé de constituer ce groupe ?» Il va d'abord parler de la Sûreté de l'État, et là nous avons pu vérifier, il travaillait pour la Sûreté de l'État, il était payé pour la Sûreté de l'État, et puis il parlera également d'autorités militaires étrangères, et lorsqu'on insiste, il finira par dire « Les services secrets militaires américains ». Je confirme, il a rencontré des gens d'ambassade, mais j'ai jamais pu les rencontrer comme je vous rencontre aujourd'hui, à 2 mètres de distance. C'était pas le cas. Pourquoi ? Parce que c'était pas mon domaine d'activité. Lui, c'était, si on veut dire, la diplomatie, c'est-à-dire les rapports avec les autorités étrangères. Nous, c'était le rapport tout à fait actif. On est sur le terrain, on sait qu'on est protégé, on sait que l'on a du secours de toutes les autorités possibles par le type de mission qui est engagée. Si on me demande est-ce qu'il était à la solde des Américains, je ne peux pas vous dire qu'il en était à la solde, mais en relation suivie, ça oui, de toute façon. Et nous avons appris qu'il y avait eu un autre exercice au mois de janvier jusqu'en février 1984. On avait dit à ces jeunes qu'il y avait un couple, ici également à Bruxelles, qui était probablement lié au KGB, qui étaient des agents du KGB et il fallait le surveiller. Et lorsque nous avons appris que ces exercices avaient eu lieu, nous nous sommes évidemment souvenus qu'en février 1982, on avait retrouvé ce couple égorgé et abattu de balles dans la tête. On reçoit des plans. Bon, par exemple, on va reprendre, supposons qu'on est en 82, de 82 à 85, il y a des projets. Vous, en tant que monsieur Libert, vous ne connaissez rien du pourquoi. Vous ne connaissez rien du comment. Tout ce qu'on vous demande de faire, c'est avec vos effectifs, avec une couverture par la gendarmerie, une couverture par la sûreté ou quelque autre autorité, vous avez un boulot déterminé à remplir. Question, reprenons les grands magasins. Question de savoir où se trouve-t-il, quels sont les types de fermetures, quel est le style d'inspection sur place,
qui va, oui ou non, pouvoir interférer dans les opérations. Donc s'il y a un inspecteur du magasin même présent pour fermer les portes, si c'est une compagnie extérieure comme un Securitas ou un Interguerre, on a reçu des ordres, on a exécuté, on a rentré nos avis, les heures d'ouverture, les heures de fermeture, tout ce que vous pouvez connaître sur un grand magasin, comment sont installés les rayons, etc. Savoir pourquoi et à quoi ça devait servir, c'est une parmi des centaines de missions qu'on vous demande, c'est une des choses que vous rentrez. Maintenant, l'usage, qui en fera? Ce que l'on en fera plus tard, ça c'est le grand point d'interrogation. Simplement vu donc quelqu'un courant avec un masque de carnaval, avec un fusil. Mais le bulletin est dérisoire, il doit être en dessous de 200 000. 200 000. Pas l'argent que l'on cherchait. Ça, c'est difficile à dire. Il avait un genre de masque comme au carnaval. Il avait un grand fusil, je ne sais pas ce que c'était exactement. Et quand je me suis avancé, il a fait un geste comme ça vers moi, naturellement, je n'ai pas demandé mon compte. J'ai fait demi-tour et je suis allé vers la boucherie, vers l'arrière. The guns they were using were coming from far away. And that's exactly what we did plan. It's to organize gangs and groups like that and let them go by themselves, but make sure they will survive and make sure to supply them and, you know, just to create a climate of terror in a country. After 4 years of random killings and holdups, the Brabant Wallon killers vanished. Then, after a year of silence, a phone call led police to a sack in a Belgian canal. In it, they found the weapons used in the killings and much of the loot. The caller never identified himself. They have two plans. Once, the first one was to organize gangs to do hold-up, hostage, you know, killing. The second one was to organize a so-called left movement who will do a terrorist attempt, just to make the population believe that these terrorist attempts were done by the left. In Belgium, as in the rest of Europe, the 1968 student revolts in Paris, Brussels, Frankfurt and Milan led to the emergence of armed leftist action groups. The Red Army faction, Baader-Meinhof, Action Directe, and the Red Brigades, Le Brigate Rosse. On March the 16th, 1978, the Italian left-wing terrorists kidnapped the former Italian Prime Minister, Mr. Aldo Moro. On that day, the Italian Parliament was about to debate the inclusion of the Italian Communist Party in a government of national unity for the first time since 1948. Aldo Moro had long believed that this was the only solution for political stability in Italy. Brigata Rosso was penetrated, Baader-Meinhof was penetrated, Action Direct, various of these left-wing terrorist organizations were, you know, were penetrated and co-opted. Le Brigate Rosse sono state infiltrate con notevoli difficoltà, perché erano molto una struttura molto chiusa e direi anche efficiente. Ma tuttavia ci sono state anche delle infiltrazioni notevoli che hanno portato a ottimi risultati. Federico Umberto D'Amato nasce come agente dei servizi di sicurezza della polizia, del Ministero dell'Interno, in epoca fascista, continua in epoca antifascista, forte della parentela col padre che è questore, che ha detto alla commissione di epurazione dei poliziotti nel 1945-46, prosegue nella sua attività sempre a contatto con tutti i servizi segreti. Si è fatto anche di più nel campo della sicurezza e da parte europea questa volta, soprattutto quando ci furono
les événements francesi, e cioè la rivoluzione del 68, si vide che c'era una grave minaccia di sovversione e di terrorismo in Europa. E allora io proposi la costituzione di un comitato permanente europeo, a cui aderì anche la Svizzera, che è sempre neutrale, ma volle aderire anche la Svizzera, tanto è vero che questo comitato si chiamò Club di Berna. È il fondatore del Club di Berna, perché sua è l'idea di creare il Club di Berna, che poi si riunisce ogni anno e raduna tutti i servizi segreti europei e americani. La sua prima apparizione, evidente, provata, nella battaglia politica interna, risale al 1962, alla cosiddetta Operazione Manifesti Cinese. In sintesi, si tratta di affidare a un gruppo di estrema destra d'avanguardia nazionale l'incarico di affiggere manifesti mediante a Mao. Cioè, è il tentativo di creare un'ultrasinistra molto più spinta del Partito Comunista. Questa operazione viene decisa a Berna, a una riunione dei servizi segreti europei, americani e cinesi. Il club esiste tuttora e riunisce i servizi di sicurezza europei. Le aggiungerò che ogni volta che si riuniscono, siccome ne fui io il fondatore e il decano, mi mandano un saluto al padrino, che sono io. Le Brigate Rosse sono quindi conosciute, sono ampiamente infiltrate. Tutti gli aderenti alle Brigate Rosse erano conosciuti dalle forze di polizia, dai carabinieri, dai servizi di sicurezza. Io e altri compagni ci trasferimmo a Roma perché volevamo appunto fare un salto, noi dicevamo, politico e militare nell'iniziativa della nostra organizzazione. Dopo il sequestro di un magistrato, il nostro obiettivo era il sequestro di un uomo politico. Noi avevamo individuato appunto questa persona in Andreotti. Non arrivammo nemmeno a preparare un piano reale di sequestro, perché io fui arrestato, io e Renato fummo arrestati tutti. Questo infiltrato, il nostro interno, così chi ha detto fratello Mitra, era ormai un anno che aveva contatti con noi, con la nostra organizzazione. Avrebbe avuto l'opportunità di infiltrarsi ancora di più all'interno dell'organizzazione nostra, perché dopo quell'appuntamento che lui aveva con Renato gli avrebbe fatto la proposta di dirigere la nostra scuola militare. Lui a questo punto avrebbe avuto l'opportunità di conoscere tutti i compagni clandestini dell'organizzazione. E la cosa che può colpire è che proprio quella volta hanno deciso di arrestare le persone. Franceschini and Renato Curcio, the founders of the Red Brigades, were in prison when Aldo Moro was kidnapped. Scores of reports, classified documents coming out of the Rome station, which absolutely verified that, you know, that the Red Brigades had been penetrated, that the planning staff of the Red Brigades was taking its orders from Santa Vita. General Santa Vita was then head of SISMI, the Italian Secret Service. Valerio Morucci, il brigatista che fu arrestato non molto tempo dopo l'uccisione dell'onorevole Aldo Moro, aveva un'agenda piena di documenti e piena di numeri di telefono e notazioni molto riservate. E tra questi quelli del generale Giovanni Romeo, che era capo dell'ufficio D del SID, cioè l'ufficio più importante, durante il sequestro di Aldo Moro. Vorrei ricordare che è stato proprio il generale Romeo che lo scorso anno in commissione stragi ha parlato in maniera chiara della presenza di agenti dei servizi segreti all'interno delle Brigate Rosse. Non si sa esattamente se ancora sono stati individuati tutti quelli del comando che ha sparato, perché adesso nel Moro 4 ce ne sono due in più di quelli in precedenza. Si è detto che c'è stato anche un ufficiale dei servizi che era in zona. Questo, interrogato dai magistrati, dice che aveva motivi legittimi di lavoro familiare di stare
un isolato vicino. La prima volta di Guglielmi se ne è parlato dopo le confessioni, le rivelazioni di Pierluigi Ravasio, che era un carabiniere che nel passato aveva lavorato presso il SISMI. Ravasio, quando era agente dei servizi segreti, è stato addestrato a Capo Marraggio, cioè alla base di Gladio. Pierluigi Ravasio ha detto che nell'Università di Roma i servizi segreti avevano un informatore che li avvertì con anticipo che quella mattina del 16 marzo del 1978 Aldo Moro sarebbe stato rapito. Disse ancora che il colonnello Guglielmi andò in via Fani ma non riuscì a far nulla per evitare il rapimento e comunque aveva assistito al sequestro dell'onorevole Aldo Moro. Ravasio disse anche che Guglielmi era morto. In realtà Guglielmi non era morto ed è stato interrogato dal giudice romano Luigi De Ficchi e ha parzialmente confermato la storia di Ravasio dicendo che quella mattina lui era nei pressi di via Fani ma non aveva assistito al rapimento. E c'è una cosa piuttosto singolare nelle dichiarazioni di Guglielmi per il fatto che lui ha detto di essere andato a casa dell'amico perché lo aveva invitato a pranzo, però questo sarebbe accaduto alle 9 del mattino, che per un invito a pranzo è un pochino presto. Lui era dell'ufficio sicurezza interna e sembra da alcuni documenti usciti recentemente che sia stato uno degli addestratori di Capo Marraggio, che era in passato la base di Gladio. Sia mio marito, quando era ancora vivo, sia altre persone mi hanno detto che con precisione aveva, forse da dopo il 75 in avanti, forse un pochino dopo il 75, ecco, non ne saprei precisare la cosa molto. Gli era stato detto che questo suo tentativo di voler portare tutte le forze politiche a collaborare a livello di governo per il bene del paese era una cosa che non era apprezzata da certi gruppi, da certe persone, da certe correnti, e che quindi si guardasse da seguire questo suo pensiero e da insistere in questo suo progetto politico, perché avrebbe pagato caro a questa sua cocciutaggine. La mia reazione, non solo la mia ma un po' di tutti noi, è stata di grande stupore. Cioè stupore perché, innanzitutto perché per chi era Moro e cosa significava Moro. Cioè io non pensavo mai che i compagni fuori avessero la forza e la capacità di portare a termine un sequestro militarmente così complesso come era quello di Moro, che era il presidente della Democrazia Cristiana in quel momento. Quello che ci aveva colpito e meravigliato, credo tutti quanti, era quella che poi fu chiamata la geometrica potenza delle Brigate Rosse, perché noi ci ricordavamo un'organizzazione così fatta da ragazzotti, da ragazzi anche con poca esperienza militare, che nel giro di pochissimi anni era in grado di compiere, invece era stata capace invece di compiere un'azione militarmente complessa e difficile come il sequestro di Moro con l'uccisione della scorta nel centro di Roma. 49 dei 92 proiettili che furono ritrovati in via Fani erano ricoperti da una particolare vernice a lunga conservazione ed erano senza la data di fabbricazione. La prima perizia parlò di proiettili in uso a forze armate non convenzionali. Pronto? E chi parla? Indipendentemente dal fatto che lei abbia il telefono sotto controllo, dovrebbe portare un'ultima ambasciata alla famiglia. Ma io voglio sapere chi parla. Brigata Rossa, lei deve comunicare alla famiglia sì. Che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro sì. In via Caetani. Va bene? Sì. Lì c'è una Renault 4 rossa. I primi numeri di targa sono N5. Devo telefonare io, lo faccio. No, dovrebbe andare personalmente. E non posso. Non può? Dovrebbe per forza. Per cortesia, no.
I cannot accept the disgraceful and ungrateful decision taken by the Christian Democratic Party. I will not absolve, nor will I exonerate anyone of their responsibility. No political or moral reason impels me to do so. My own cry joins that of my family, themselves wounded to death, and I hope that their cry will be heard independently. I don't believe the Christian Democratic Party has solved their problems by liquidating Morrow. Because of this clear incompatibility, I request that at my funeral there be no one present representing the Italian state and no one from the political party. I ask to be accompanied by the few people who have really wished me well, those therefore that are worthy of accompanying me with their prayers and with their love. Kind regards, Aldo Moro. Nella democrazia cristiana, la morte di Aldo Moro pesa ancora. E pesa la scelta che io ho fatto e che mi ha fatto diventare i capelli bianchi, di praticamente sacrificare Moro per salvare la Repubblica. Nella tipografia delle Brigate Rosse, che fu scoperta immediatamente dopo l'uccisione di Aldo Moro, che era in via Pio Foà a Roma, fu trovata una stampatrice che proveniva dai servizi segreti, in particolare dal RUS, Raggruppamento Unità Speciali, che era il settore dei servizi segreti che si occupava del reclutamento dei gladiatori. By the time that Moro's body was discovered, the Italians had worked themselves into such a frenzy and such a terror about the Red Brigades that I think if the Red Brigades had appreciated just how frightened the Italian government was at that point, that they might actually have accomplished something political. The goal of terrorism, after all, is to terrorize. They had succeeded in terrorizing. They had terrorized the political class of Italy. Quando io parlo di ideale, io parlo oggi di un ideale di verità. Non è più l'ideale ideologico. Io sono raggiunto alla conclusione, non da oggi. Il fascismo è stata un'esperienza storica che è definitivamente tramontata, che è stata artefattamente mantenuta in vita. Quindi diciamo un ideale di verità rivolto non soltanto al passato ma anche al presente e al futuro. Questo ideale di verità esclude che io possa pentirmi di ciò che ho fatto, perché ciò che ho fatto, giusto o sbagliato che possa essere giudicato, l'ho fatto credendo profondamente e continuo a credere. E non posso quindi dissociarmi da questo passato in cambio di cosa. Io voglio la verità che lo Stato nega. Posso mai concepire di dissociarmi per accettare dallo Stato quei benefici che concede a chi ha paura e a chi riconosce un torto che non ha. Perché qui ci sono state migliaia di ingannate, che sono state dapprima ingannate, poi incarcerate e molto uccise. Personalmente vorrei sapere anche perché mi sto facendo 17 anni di carcere. Cioè, cosa veramente, chi veramente può aver usato la mia vita? Cioè, mentre io credevo di muovermi in una certa direzione, forse c'era qualcuno, senza che io me ne rendessi conto, che mi faceva procedere in un'altra direzione. Io vorrei saperlo. Questi pupazzi, questi che i francesi chiamano automat e che noi chiamiamo automi, da automatos, cioè movimento automatico, e sono appunto questo tentativo di dar vita a un movimento, di dar vita a una vita che non esiste, ma che tuttavia appare nella sua immobilità e nel suo movimento, come lei vedrà, deliziosa. Qui ci troviamo con un automa che in fondo riassume un po' il nostro argomento. Direi che questo è l'automa della politica, questo è il giocoliere, le jongleur. Thank you.
Time Watch returns in the autumn.